oggi parliamo di Heineken. Oh, siamo qua appena prima delle vacanze e appunto con una bella birretta fresca per parlare di cosa? Per parlare del caso Heineken. Infatti è scoppiato un caso, in Italia non se ne sente parlare molto, ma soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna è scoppiato il caso. Hanno fatto una pubblicità, hanno preso gli anziani, li hanno messi all'interno di un bar, andatevi a vedere il video, è molto molto carino. E hanno, ma perché è scoppiato il caso fondamentalmente? Perché hanno preso una posizione forte sulla campagna vaccinale. Sono forse la prima azienda che prende una posizione così netta e chiara sulla campagna vaccinale, nonostante anche altre aziende abbiano preso e abbiano comunque fatto qualche iniziativa riguardo appunto la campagna vaccinale, ma sono la prima azienda che ha fatto una pubblicità, una reclam apposta su questo argomento. E da lì è scoppiato il caso, è nato l'hashtag per boicottare l'Heineken, perché comunque c'è chi da un certo punto di vista non è d'accordo e non pensa che sia una cosa che un brand di birra debba fare. Tutto questo per dire che cosa? Che sicuramente non è la prima volta che un brand prende una posizione forte su dei temi sociali, e sicuramente a volte questo è positivo, però a volte può tornare indietro come un boomerang e avere anche effetti negativi. Ora, non sappiamo ancora che effetti positivi e che effetti negativi può aver avuto questa campagna pubblicitaria su Heineken e sul suo brand, però sicuramente è una cosa che molti brand storicamente hanno fatto, perché il loro brand si basa su dei valori e questi valori si riflettono sulla società e quindi sulla comunicazione. Tra i più famosi ultimamente c'è Zalando con la gender fluidity, quindi la fluidità di genere, Diesel sulle fisicità magari un po' più in carne, aveva fatto una bellissima campagna su questo. Ogni volta che un brand fa un'azione di questo tipo, ovviamente sta cercando di far trasparire i suoi valori. Nel caso di Heineken, come abbiamo detto, ha smosso sicuramente un bel polverone, ha fatto parlare di sé. No, a volte si dice nel marketing che se ne parli bene, che se ne parli male, l'importante è che se ne parli, e in questo caso ne abbiamo parlato anche noi come esempio di cosa si può fare, di cosa può fare un brand se è convinto di portare avanti quella battaglia, e sicuramente degli effetti positivi da una parte o degli effetti negativi che può avere una campagna di questo genere. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo che un brand debba prendere o possa prendere posizioni su argomenti sociali di questo tipo, delicati anche, oppure no? Fatemelo sapere nei commenti e ricordatevi di seguire il canale per i prossimi video, ne stanno arrivando di quelli bomba, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video con i vostri amici, parenti e colleghi. Cheers! Oppure salute, alla santé, oppure quello che volete, ma l'importante è che vi ricordiate di rimanere customer centric. Una bella birretta fresca, è una vita che non bevo birretta.